siamo costretti all'immobilità. Temiamo sempre, da un momento all'altro, di vederci rovesciata la tenda da un colpo di vento. Quando? Ma qui niente sappiamo, attendiamo. Ed è un'attesa impaziente. Ti assicuro che qui regna il massimo buon umore. Non vedi mai gente più allegra di questi fanciulloni che aspettano di andare incontro alla morte e si preparano a saper morire. Se la censura lo permette, vorrei scriverti tante cose, ma il timore mi trattiene. Non verresti a farti giungere la mia lettera e perciò ti taccio tutto quanto il mio cuore entusiasta vorrebbe dirti. I disagi, le sofferenze, a volte insopportabili, le privazioni rare ma inevitabili, non vorranno mai a farmi dimenticare che sono stato uno dei più attivi e bollenti propagandisti per questa nostra guerra. Attendo l'ora di sbattermi, come si possa attendere al momento più bello della vita. Vedrai i versi del mio fucile, saranno più belli. Di morire non penso, e ti assicuro che non diventerò il pazzo per diventare eroe. Sarò il mio dovere, non più del mio dovere. Ho tanto interesse di tornare, non sono solo, quindi, e tornerò, ti narrerò tutto quanto. Ora non ti posso scrivere. Ricordami agli amici e a tutti quelli che mi ricordano. Assicuro loro che viva la guerra. Gridavo soltanto allora che me ne stavo comodo e tranquillo a casa. Assicuro loro che viva l'Italia, fu il mio grido prima, e viva l'Italia sarà il mio grido ultimo. Successivamente, il 24 dicembre 1915, fu pubblicata, e qui mi viene sempre l'emozione, e adesso vi dico perché, fu pubblicata sul Risorgimento Salernitano una lettera proveniente da Venezia, in cui si comunicava che Raffaele era stato gravemente ferito. Il 17enne caporale, per fortuna, guarì, successivamente tornò nella sua amata Salerno e continuò brillantemente la sua carriera di giornalista. Salerno oggi lo ricorda su una strada intitolata alla sua memoria. Adesso vi spiego il perché della mia emozione, perché sto parlando di mio nonno, Raffaele Schiavone. Adesso concludiamo ovviamente con gli appelli dei neutrali, ne abbiamo parlato insomma prima degli altri e adesso parliamo dei neutrali. Filippo Turati, socialista convinto, tiene questo discorso alla Camera dei Deputati il 20 maggio del 1915, 3 giorni prima della dichiarazione.